DJ Chiama Italia. Mettiamo la sigla e cominciamo la mezz'ora di Aldo Rock, che è arrivato sfoggiando un elegantissimo e chissà dove rubato doppio petto. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes away. Quanto hai? No, uno uguale a me. Buongiorno uomo. Buongiorno a tutti, buon venerdì. Come buon stai? Venerdì, molto bene, molto. Senti, bene. Ti sei collegato con Dubai questa mattina? Questa mattina noi sì. Abbiamo buttato lì un pochino la notizia, sì. Ma aspettavamo che tu l'approfondissi un sì, po'. Sì, sono insomma. 3 ore di differenza, quindi... In questo momento sono 3 ore. Vabbè, tu, okay. Tu sai che hanno organizzato la maratona, Federico Rosi è andato lì e gli ha spiegato che Aldo Rock ha una trasmissione il venerdì in radio. è quello che ho detto ieri. Ah, l'hai già detto? Sì. Vabbè. Solitamente si fa una domenica. Alla domenica. Per una volta al venerdì. Una volta al venerdì, perché loro dovevano darmi l'informazione, sai che tanto entro le 3 ore il primo la finiva . E quindi ci sono 3 ore di fuso e quindi perfettamente sappiamo che Gebre Aile Aile Gebrselassie. Aile Gebrselassie, sai cosa vuol dire Aile? No. E Gebre? Gebre non lo sai? Neanche, allora, Selassie so che Selassie. È il re, quello lì. Sì, però in Etiopia c'è l'abitudine di dare questi nomi figlio di, potere di, servo di. E in pratica Aile... È come Ericsson per gli svedesi, no? Sì, figlio certo. Di Ericsson. Sì, esatto, più o meno la stessa. Quindi Aile vuol dire potere di Aile. Gebre vuol dire servo di. Okay. E non so, i nomi femminili, il famoso Abebe, no? Abebe. Cioè, Bechina, sì. Abeba vuol dire fiore, è un nome che si dà alle donne. E quindi il Gebre. Ma dimmi di questa mattina, allora il tentativo di record fallito perché noi abbiamo detto ha piovuto, sì. In realtà non ha piovuto. No, ha grandinato, cioè ha grandinato. A un certo punto si sono scatenati. Legge di Murphy, Cioè, in pratica il mondo è cambiato. Cioè è arrivata una pioggia, un freddo, la grandine e nonostante questo ha fatto 2 ore e 5 minuti, 2 ore 05 29 secondi, quindi più o meno a un minuto e mezzo dal record del mondo. Quindi veramente però poteva tranquillamente farlo, sicuramente, ragazzi. Sicuramente con la pioggia e con questo vento che busta sto convento. È una povera verginella che si vuole confessare. Senti, no. Ma Federico Rosa era lì non per Gebre, che non è una sì. Sì, ha una sua atleta donna. Non, una sua atleta, non portava le lepri, no? Non si può dire. Ma che ne so, magari. Non è mica vietato, non credo. Non è vietato. Io so che comunque nell'altro record del mondo che ha fatto a Berlino sì. C'era una lepre che si chiamava Eligia. Eligia, sì. Che schifo, la lepre Eligia. Ricordiamo, le lepre sono quelli. Le lepre sono quelli che si occupano di tenere il passo programmato per arrivare a fare una certa prestazione, ritirandosi poi a un certo punto. Di solito corrono per 30-32 chilometri, più o meno come la distanza della Milano. In qualche gara di queste importanti, perché le lepre sono vietate, tra virgolette, nelle grandi manifestazioni. No, però arrivano in fondo. No, alle Olimpiadi, no, in questo caso le lepre non ci sono, perché ovviamente sono rappresentative. Nazionali. Nei meeting dove si tenta di fare la prestazione eclatante, le lepri ci sono. In alcune maratone addirittura le lepri, tipo a Boston per esempio, sì. Hanno una maglietta con scritto lepre davanti. Non c'è scritto lepre, credo pacer o qualcosa del genere. Ad esempio il Sammy Corir, che fece fare il record del mondo a Poltergat, arrivò alla fine. Sì, sì, sì. Cioè arrivò alla fine e tentò. Sì. Attenzione, Spartacus. Attenzione, era lì che voleva, capito? Ma lì ci sono anche nel ciclismo. Ma lì no? C'è il gregario che si ribella. La figura del lapidato. Sì, ma lì c'è la legge. Devi sapere che in Kenya c'è una tradizione Masai. Tu sai che i Masai, per diventare guerrieri, sì. Devono stare 2-3 anni a vagabondare nella savana. Vivono con una panga, che è una specie di macete, e una lancia. E quando viaggiano e combattono, dicono. Che vinca o che muoia, sarà in questo luogo, uomo, nella savana. Cos'è che si porta dietro? Una panga? Panga. E cos'è la panga? La panga è la panga. Parente della pinga. Africa, quella uomo, che hanno in mezzo. Savana, colline verdi. Questo chi è? Ali Farka Touré. Bravo. Sono capace di leggere. Da dove arriva? Dal Kenya. Da Timbuktu. Come si chiama il pezzo? Aldu. Bravo. Aldu Rock. Sì. Aldu Calandro. Per questo l'ha messa. Summertime. Yeah.
DJ Chiama Italia.